siete, ma io mi ricordo. Comunque c'è un alieno sulla Terra, ragazzi. Sì. Purtroppo esiste. Wender ha la conferma. Abbiamo tutti i documenti che provano che Ennio è reale. Non è Fabio, non è Paolo, non sono io. È un personaggio vero e ci colleghiamo con lui perché c'è una novità. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai. Dove abita Ennio? Siamo a Reggio Emilia. Qui, in questa zona, vive un vecchio contadino con le sue vacche. Si chiama Ennio. Sappiamo veramente poco di lui. Sappiamo che ha un campo dove coltiva il frumento. Ha una Panda degli anni 80 color marrone, un trattore blu e un fucile. Da circa 3 anni siamo alla ricerca del suo indirizzo. Ma il vecchio bifolco contadino maledetto non ce lo vuole fornire. Ma tranquilli, perché Wender e Johnny non mollano e andranno alla ricerca del campo di Ennio anche quest'anno. In questa puntata, per farsi dare l'indirizzo, gli faranno credere di aver vinto il primo premio della lotteria di Codroipo. Ma... buona visione, anche se siamo in radio. Codroipo poi. Pronto! Pronto, signor Ennio, buongiorno! Lei ha vinto il primo premio della lotteria rionale di Codroipo! Allora, ha vinto 14 prosciutti crudi! Puttana la! Libera con puttana la! 14 prosciutti! Sì! Ha vinto anche un tacchino vivo! Bellissimo! Un tacchino! Sì, sì! Se lo sapevo, non ammazzavo il mio, puttana! Ma ne ha un altro adesso, ne arriverà un altro. Senta, ma col tacchino lei perché l'ha accoppato, ecco, l'animale? Come mai? Cosa fa? Ma ci sapevo, cantava la mattina, mi dava fastidio! No, scusi, com'è che rompeva le balle sto tacchino? C'è un becco! Tutte le ore! Ma attenzione, adesso il terzo premio che lei ha vinto, si regga forte, ha vinto un buono da 200 da... 200! Da spendere da Sephora! Sephora! Sephora non lo conosco mica! È quello negozio che vende i cosmetici, i profumi, la schiuma da barba da uomo. Ma non ne faccio mica, ma io non ne faccio mica, ma non lo faccio mica, non mi devo mica truccare. No, ma lei no, cos'ha? La barba è senza barba? Ma se no fa la barba, ma la faccio col sapone dalle mani, ma ma lei ha al tinello o al lavandino? Ma c'ho la secchio, nel secchio, nel secchio? Allora senta, signor Ennio, allora, per fare in fretta, per non portarle via troppo tempo, le passo il notaio Bartolomeo Pioneer. Chi è? Ma chi è? Bartolomeo Pioneer. Bartolomeo Pioneer. Bartolomeo. Attendi in linea, ragazzo, perché tra pochi secondi parlerai con Bartolomeo Pioneer. Esattamente tra 5, 4, 2, 2, 3, Bartolomeo, passami, Bartolomeo, ragione! 2! 2! Ora! Pronto? Pronto, salve, sono Bartolomeo Pioneer. C'ho una voce prorompente, lo so. Sono tedesco. Sono di origine tedesca. Allora senta, io le devo mandare tutti i premi, i premi che ha vinto, più un cesto di Burstel. Pensi che riescano ad alzare l'ala destra e dire glu 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 glu? Allora le passo lo spedizioniere, così confermiamo il tutto, va bene? L'indirizzo. Pronto!
però sentivo che c'era risotto, stavo molto merda. No, sei ancora vivo, sei ancora vivo, sei già fermato, brutta merda. Sono sul furgone con i tacchi. Ti voleva baciare con le mie mani, ecco, ti voleva baciare come il cacchino. Ti tiravo il collo, brutta merda. Se mi dai l'indirizzo, io ti vengo lì. La porca, la... Ti vengo a cercare, io ti trovo io. Sbagliando, ti trovo io. No, se, mi dai l'indirizzo, se mi dai l'indirizzo, vengo lì io, così mi puoi picchiare. Tu, mamma, vengo lì, ti trovo io, ti tiro il collo come il cacchino. Devo andare. Devo andare che sto lavorando, brutta merda, mi fai perdere tempo. Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio. Perché si innervosisce con sta voce? Mamma mia. Ormai è guerra aperta. Perché è un collerico, gli dà fastidio. Ma una merda, ha tirato il collo al tacchino perché gli faceva glu glu glu. È quello che fa il tacchino, scusa. Che cazzo lo prendi a fare? Appunto, dico io.